palazzetto che alle sue spalle non ripartirà, perché le piscine al chiuso insomma hanno alcune normative da rispettare, alcune tantissime normative da rispettare, che insomma non vi consentono di farlo nell'immediato. E poi c'è un problema anche di sostenibilità economica. Sì, e diciamo che i problemi sono tanti, le problematiche sono tante, ora ve le elenco. Sicuramente non riaprirà a breve, si spera di fare una riapertura anticipata rispetto alla stagione, che è settembre, quindi nel mese di agosto. La problematica è che un impianto così bloccato di colpo si sono creati dei danni, e quindi c'è bisogno di una manutenzione straordinaria che comporta un certo tempo. Poi c'è bisogno della manutenzione ordinaria, che solitamente comporta 5 settimane, viene fatta fine giugno, primi di luglio, quindi riaprire per richiudere è abbastanza improponibile. Tra l'altro bisogna aggiornare il piano di sicurezza, rendere partecipi tutte le società e quindi i presidenti dell'integrazione del piano di sicurezza, adeguare gli ambienti, quindi c'è una parte, diciamo, chiamiamola burocratica, teorica, e una parte pratica per cambiare gli ingressi. La somma di questa situazione fa sì che siamo in difficoltà, quindi bisogna prendere dei tempi medio lunghi. Tra l'altro, per controllare gli ingressi è necessario cambiare tutti gli orari e rimpostare tutto il sistema informatico, anche quello comprende dei tempi. Poi la sostenibilità economica, come dicevi te, ovviamente non avendo liquidità non è semplice, perché tutte queste modifiche comunque per essere fatte hanno bisogno dei professionisti, e giustamente i professionisti devono essere pagati. Questo però è l'impianto che insomma viene utilizzato dalla città, quindi l'idea che non possa riaprire, non possa dare un servizio, è un danno insomma alla comunità. Certo, Avete pensato di parlare di questo magari con l'amministrazione comunale? Ci sono stati dei contatti, ma sinceramente io non sono l'amministratore, quindi okay, non parlo per terze persone. Ci sono stati dei contatti ultimamente, diciamo grande disponibilità, però alla fine bisogna capire che per tutte le attività è la liquidità che manca, perché per fare qualsiasi adeguamento la liquidità che manca. Poi ci sono delle norme per dire: qui non si può utilizzare la tribuna, perché probabilmente i primi provvedimenti sono stati fatti per il calcio, ma in questo impianto la tribuna è talmente grande che permette di non avere assembramenti o distanza, certo, sociale. Quindi qui bisognerebbe fare una deroga per utilizzarla, perché allora si ottempera la norma dell'allegato, che dice di rendere più fluido. Magari il sindaco vi può dare una mano in più questo. Fluido, speriamo. No, sicuramente le ordinanze sindacali si possono, certo, fare, quindi no. Le richieste le abbiamo fatte, ma okay, non siamo noi che possiamo fare queste deroghe. Quindi anche nella modifica c'è da rivalutare tutta la modalità di accesso, e tenete presente che questo impianto, che è bellissimo, tenuto benissimo, ha 4 vasche, ha la palestra, ha la zona bar che è in comune, quindi ha delle criticità particolari, certo, che anche l'ingegnere, e aggiungo, una popolazione che va da 0 a 100 anni, che una volta era uno slogan, ma così è, disabili, bambini, baby, bambini, ragazzi, agonistica, quindi non ci sono delle fasce con dei comportamenti precisi, c'è una commistione di comportamenti. Aggiungo che i ragazzi non sono come a scuola, che sono in affidamento, sono minori sotto il controllo dei genitori, quindi lo spettatore deve stare all'interno della struttura. Ecco che una deroga all'uso delle tribune sarebbe perfetta, perché permette di rispettare tutte le norme. Ovviamente ci sono alcune norme in vasca che sono molto limitanti, perché una persona ogni 7 metri quadri riduce del 30-40% i fruitori, e questo, come si diceva prima in altre interviste, mina l'equilibrio economico e finanziario. Questo è un altro problema abbastanza pesante.